Quando poi si mette a parlare lui di poesia, beh, questo è ancora più impressionante perché dedica un'intera epistola che porta il nome appunto di Ars Poetica a spiegare come si fa la poesia. E lo fa ovviamente attingendo alle sue fonti precedenti, però lo fa perché lui sa come si fa. Allora, quest'Ars Poetica diventerà poi uno dei grandi testi di riferimento dei poeti successivi, che prenderanno quest'epistola come una specie di manuale di poesia, cioè si vanno a studiare le regole di Orazio per rispettarle, pensando in questo modo di fare la poesia come va fatta. Similmente, tragedia e commedia differiscono nel modo di esprimersi. La tragedia volendo elocuzione elevata e sublime, la commedia invece dimessa ed umile, come impone Orazio nella sua Arte Poetica, dove permette ai comici di esprimersi qualche volta come tragici e viceversa. Talora però anche la commedia leva la voce e l'irato cremete disputa con gonfio linguaggio e spesso si duole con dimesse parole il tragico Telefo e Peleo. Per tutto ciò è chiaro che la presente opera si dica commedia. Infatti, se si guarda alla materia, essa è orribile e repellente dal principio perché è l'inferno, mentre alla fine è prospera, desiderabile e attraente perché è il paradiso. Se al modo di esprimersi è il modo dimesso e umile, perché è la lingua volgare in cui comunicano anche le donnette. Ci sono altri generi ancora di narrazione poetica, come il carme bucolico, l'elegia, la satira e il canto votivo, come può risultare anche da Orazio nella sua Arte Poetica, ma non è ora il momento di trattarne.